Hauser Insieme Canturium APS, premia al vice sindaco di Cantù Giuseppe Molteni. Oltre a essere un pilastro nei nostri servizi di accompagnamento di persone fragili, anziani, ragazzi o strutture sanitarie, scuole e strutture di accoglienza ed RSA, Rita è una delle figure di spicco del nostro gruppo Trekking che settimanalmente accompagna i nostri soci, anziani e pensionati, in piacevoli gite sui nostri boschi, nella nostra brughiera, sulle nostre colline e anche qualche gita al mare. La condivisione della socialità nel nostro ambiente naturale è il miglior stimolo alla crescita del nostro gruppo, che conta più di 150 simpatizzanti, con uscite mediamente di 70-80 soci. Grazie a tutti, io sono molto emozionata, non sono abituata a queste cose, lavoro nel massimo riservo. Volevo dire prima di tutto un grazie ai miei due presidenti, che purtroppo non ci sono più, uno è mancato da poco. Da loro ho imparato molto dal volontariato, ho imparato molto da quella signora che siede accanto a me, che è romana. Con lei abbiamo iniziato questa avventura 20 anni fa. È stato un lungo cammino, ripeto, dove ho imparato tantissimo. Io vedo qui un sacco di giovani e dico: ragazzi, andate dalla signora Merguet a trovarla. Andate a fare una partita a scopa con il signor Giuseppe, hanno tanto, tanto, tanto bisogno di compagnia. E poco fa chi mi ha preceduto parlava di monetizzare il volontariato. Niente può monetizzare il bacio del bambino difficile che tu accompagni in scuola, o l'abbraccio della signora Maria quando l'hai portata a fare la spesa, o peggio, a fare la visita in ospedale. Questo è quanto ti dà il volontariato. Scusate, Nunzio. Grazie a tutti. Sì, buongiorno a tutti. Non posso che ringraziare la signora assieme a tutto l'Ausa per quello che fanno. Una risorsa, come abbiamo detto, è fondamentale per il nostro territorio e per i comuni limitrofi al nostro, è un qualcosa che viene portato, che come diceva la signora non è quantificabile monetariamente, ma è sicuramente una ricchezza in più che permette a noi come amministrazione di dare quell'aiuto a tutte queste persone che hanno bisogno, come diceva la signora, non soltanto di un aiuto materiale ma soprattutto morale, di accompagnamento in certi momenti di difficoltà che diversamente non ci dovremmo fare. Per cui grazie ancora per tutto quello che fate.